11:55. Tra poco sarà mezzanotte. C'è ancora tempo per un'altra storia. L'ultima storia prima delle 12. Tanto per riscaldarci. Fra 5 minuti sarà il 21 di aprile. 100 anni fa, in questo stesso giorno, il 21 di aprile, nelle acque che bagnano Spivey Point, un piccolo veliero si dirigeva verso terra. Tutto d'un tratto, nella notte oscura, calò una fitta nebbia. Per un po' di tempo gli uomini non videro più nulla da bordo, neanche la punta del loro naso. Poi di colpo videro una luce. Per Diana era un gran falò che bruciava, lontano, sulla riva. La luce era così forte che penetrava la spessa nebbia. Il veliero diresse verso quella luce, che era un fuoco di bivacco, proprio come questo. La nave si schiantò contro gli scogli. Lo scafo si divise in due, l'albero si spezzò come un fuscello e il relitto affondò con tutto l'equipaggio a bordo. L'Elizabeth Dane giacque in fondo al mare con la sua ciurma, i polmoni pieni d'acqua, gli occhi sbarrati come a cercare di penetrare l'oscurità. E sopra di loro, improvvisamente come era calata, la nebbia si diradò, scomparendo in direzione del mare aperto, e non tornò mai più. Ma ancora oggi molti pescatori raccontano la leggenda tramandata dai loro avi, e cioè che quando la nebbia calerà di nuovo su Antonio Bay, quegli uomini, dal fondo dell'oceano, dalle acque profonde di Spivey Point, risorgeranno e cercheranno quel fuoco di bivacco che li guidò nell'oscurità verso la loro gelida morte. A mezzanotte esatta del 21° giorno di aprile.